Dobbiamo avere innanzitutto alcuni obiettivi di presupposti da risolvere. Se non risolviamo questi presupposti, ha voglia a fare riforme tu? Perché fatto la legge, trovate l'inganno, non so se sapete, ma l'ultima evoluzione della corruzione, ai tempi miei era facilissimo scoprire la corruzione, non è che tutti dicevano mamma quando eri bravo, quando facevi mani pulite, per forza, lo trovavo dentro al puff di Poggiolini, lo trovavo dentro al cesso di Mario Chiesa, facevo le mazzette, stavano lì, sì, pure io le... Adesso è diverso, adesso si chiamano preliminari di compravendita con la clausola penale che se non vai poi dal rogito, dal notaio entro un mese perdi la penale di 2 milioni di euro. E quindi ci paghi pure, lo scarichi pure dal bilancio la tangente, lo metti formalmente in conto. È vero che nessuno di voi avete capito che cosa ho detto, però quelli 2 milioni se l'ha incassato, è vero o no? L'avete capito o no? Lì dovete riflettere, quello se l'ha incassato 2 milioni, è chiaro? Adesso si chiama opzione di vendita, per cui prima di fare una lottizzazione vado lì e mi compro un terreno, dopodiché faccio la trasformazione. E quindi vado a venderla in un prezzo diverso di quel che era. Adesso si chiama sovraffatturazione e così via. Adesso si chiama consulenza, incarico. Adesso si chiama, come si dice, ha detto la cosa più importante, ha detto aiuto alle famiglie povere. Cioè voglio dire... Cosa voglio dire con questo? Voglio dire... che se non risolviamo a monte quali sono le riforme da fare del sistema, ci troveremo sempre per strada un Berlusconi, un Tarantino e la Vitola, o un Frisullo e compagnia bella, perché cambia granché. Quel che dobbiamo fare è stabilire delle regole per cui le maglie sono così strette da non poter accedere a quei ruoli, a quelle funzioni, per poi poterne approfittare. Ecco la prima cosa che io dico, non di manovre abbiamo bisogno, ma di riforme abbiamo bisogno. Qual è l'altra riforma? Ne ho tante di riforme, ne dico solo uno o due ancora, dopodiché voglio ridare il microfono, ma il messaggio che voglio mandare qual è? Il messaggio che voglio mandare è, noi rappresentiamo una forza politica che basta che vi girate un attimino dietro, vi rendete conto, non finisce più. Guarda là. Non siamo più una forza politica di nicchia che vuole rappresentare la protesta. Vogliamo essere una forza politica di massa che rappresenta l'alternativa. È chiaro il concetto? E allora noi abbiamo un dovere in più rispetto a chi ha il diritto dovere di denuncia. Abbiamo il dovere di indicare cosa fare, come vogliamo farlo e quando farlo. E allora ecco, permettetemi di dire qualche altra cosa. In Parlamento, già con quelle regolette che vi ho detto, abbiamo già, diciamo così, liberato molto Parlamento, con le cause di ineleggibilità che riguardano sia la questione morale, sia i doppi incarichi e quant'altro. In Parlamento, oltre che il Parlamento, voi sapete, Parlamento intendo dire cariche elettive, ma oltre che le cariche elettive ci sono anche le cariche amministrative di governo. Lui non è sindaco, c'è la sua giunta e poi c'è il consiglio comunale. Non basta che si stabiliscono delle regole che riguardano il consigliere comunale di Pietro o di Giovanni, ci vogliono delle regole che riguardano proprio i pubblici amministratori, perché potrai pure essere candidato fino a quando non sei condannato, perché c'è una regola costituzionale che ti dice appunto che sei innocente fino a prova contraria. Ma come diceva il nostro amico Pier Camillo Davigo, se io do la chiave alla mia vicina di casa perché deve guardarmi che non viene qualcuno e quando arriva vedo che sta uscendo col sacco pieno dell'argenteria, mica gliela ridò l'altra volta quando torno a casa. Prima voglio sapere se la stava fregando o la stava mettendo al sicuro e poi gli ridò le chiavi di casa. Tradotto, se tu sei sindaco e sei rinviato a giudizio per reati contro la pubblica amministrazione, beh, prima ti fai processare, poi continua a far sindaco. Perché se tu sarai pure stato eletto, ma se vuoi fare anche l'assessore o il ministro o il sottosegretario o il direttore generale o l'amministratore delegato di qualche azienda pubblica e sei sotto processo con rinvio a giudizio, beh,
Non lo puoi essere, non lo puoi diventare se sei sotto processo. E se lo diventi sotto processo decadi. Cioè ci deve essere la legge che non lo deve decidere qualcuno sopra di te, perché tanto quello sopra di te è quello che ti ci ha messo a te, e quindi la prima cosa che fa, dici che quello che fai tu è fatto bene. Ci vuole una legge che automaticamente decadi, soprattutto una legge che dica che siccome sei decaduto da consigliere regionale non puoi candidarti a fare il senatore della Repubblica, se no ti ritrovi a punte da capo, come succede molto spesso. E allora l'altra regoletta che noi dobbiamo vedere al più presto è un'altra, e che riguarda, permettetemi di dirlo, fatti di questi giorni, perché se quella regoletta venisse rispettata, oggi già questo Parlamento, oggi, già era decaduto. Massimo settimana prossima, il 22, decadrebbe, il 22, che è l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Qui dobbiamo farci a capire, e grazie all'azione di Mani Pulite che non c'è più quella famigerata autorizzazione a procedere per poter indagare un parlamentare. E meno male, se no tutto quel che stavate scoprendo adesso non l'avreste scoperto. Ma ancora oggi, con una logica, se si deve arrestare un parlamentare in quanto lo si priva di libertà, o se si deve intercettare, se si deve perquisire, se si deve intervenire per privarlo della libertà, sul piano di quel che ci hanno insegnato a scuola, al netto degli abusi che se ne fanno, ha una sua logica, ed è giusto pure, perché si vuole evitare che i parlamentari vengano costretti da forze occulte a non fare il loro dovere, e quindi ci vuole autorizzazione a procedere. Ora, dobbiamo farci a capire, quell'istituto è stato posto a garanzia della collettività, non a garanzia del parlamentare, perché altrimenti se se ne abusa non va più bene. Allora la prima regola che bisogna stabilire è che non si può essere giudici di se stessi. Questa idea che il Parlamento, in funzione di autodichia, così si dice, poi ve lo dico in dipietrese, cioè che giudica se stesso in un accordo trasversale, oggi salvo il parlamentare mio e domani salvo il parlamentare tuo, il Parlamento stesso vota se arrestare o meno, c'è un conflitto di interesse. Perché se avete fatto caso, in questi anni l'autorizzazione all'arresto non si viene dato più in relazione alla ragione per cui si può dare o non dare l'autorizzazione all'arresto. Non si può dare l'autorizzazione all'arresto, cioè si può negare, si deve negare l'autorizzazione all'arresto di un parlamentare solo quando vi è evidente un fumus persecutionis, il latino si sembra, cioè si vede evidente questa volontà del magistrato di voler frecare il parlamentare per motivi politici, per motivi occulti, per motivi personali, ma deve essere evidente questa prova e deve essere questa la verità, cioè si vuol salvaguardare la funzione. Invece, come avete visto, lo ha detto il ministro delle riforme, Bossi, l'ha detto in modo molto chiaro, ha detto non diamo l'arresto perché mi dispiace arrestare la gente. Bisogna vedere quale agente gli dispiace arrestarla questa, perché è ovvio che dipende. Se sei parlamentare allora non è giusto che ti arresti, sei l'agente, se non sei parlamentare sei un verme. Allora cosa vuol dire tutto? Qual è la proposta che noi dobbiamo fare? Che l'autorizzazione a procedere non deve essere dato dal Parlamento ma dalla Corte Costituzionale o da un organo che dobbiamo individuare, cioè un organo terzo, dove si è mai visto che il giudice giudica se stesso? E siccome diranno che sto dicendo la solita storia del giustizialismo, bene, invito gli organi di informazione a andare a vedere gli arresti, le richieste di autorizzazione agli arresti ultimi avvenuti, negli ultimi 10 anni poi, da quando hanno visto che c'è bisogno di questa cosa. Ogni volta che si tratta di decidere se votare o no l'arresto, vota pure lui, vota se stesso, cioè l'interessato si vota se arrestarsi o no. Ma voglio dire, ma solo in Italia ci può stare una cosa del genere? Cioè, voglio dire, questo qui andrebbe, se dovesse decidere per farsi arrestare, la prima cosa che dovrebbe fare il giudice è cancellare la misura cautelare perché ha un problema di infermità mentale, non si spiega diversamente. Ecco perché, allora quel che noi diciamo, che bisogna stabilire
Questa regola innanzitutto che non deve essere lo stesso Parlamento, ma comunque non può essere l'interessato su questo. Io ne potrei aggiungere agli osi di quante riforme si devono fare, ma qual era il messaggio che volevo mandare in questa fase? Poi quando riprendo la parola dirò qualche altra cosa, ma qual è il messaggio che volevo mandare? Noi siamo una forza politica che abbiamo un dovere adesso, costruire le condizioni non solo per vincere su Berlusconi, ma per liberarci del modello berlusconiano che ha invaso la politica italiana nella sua trasversalità. Perché il problema più grave del paese, per riprendere una frase di Sonia, il problema più grave del paese non è neanche colui che commette reato, perché bene o male alla fine un giudice a Berlino lo trovi, ma con questo sistema e con questo modello troverai sempre qualcuno che venderà la propria dignità, la propria funzione, il proprio ruolo, troverai sempre qualcuno che rimane scilipotato e si vende per 30 denari politici, per l'amor di Dio. Questa è la chiave di lettura. Allora noi dobbiamo stabilire delle regole oggi, in quest'anno e mezzo dobbiamo stabilire delle regole, perché fra 6 mesi si va a votare, fra 1 anno si va a votare, non lo so quando si va a votare, ma non mi devo far trovare impreparato quando non si va, per quando si va a votare. E come posso fare? Affidandomi a questo Parlamento? Ma non è possibile, tu non potrai mai affidarti a Dragole per far funzionare il pronto soccorso, non ci riuscirai mai. Devi oggi scaldare i cuori dei cittadini facendo capire a loro, ma ve ne rendete conto che siete voi l'ultimo baluardo prima della rivolta sociale? Ve ne rendete conto che prima della rottura del patto sociale oggi dobbiamo assumerci una responsabilità che passa attraverso il referendum? E soprattutto dicendo ai cittadini che nella loro mente cancellassero i simboli dei partiti, tutti, anche quello nostro, ma quando vanno a votare devono mettere la sigla sul partito, ma devono ricordare se quei partiti hanno rispettato quelle 3 regolette che dicevamo prima, quel paio di regolette che dicevamo prima. Hanno candidato condannati? No, sì, non candidarlo quel partito, non votare quel partito, perché è un partito che vuole a che fare con candidati, è un partito che rispetta quelle regolette che ci siamo detti, non le sta rispettando, allora non votarlo. Cioè cosa voglio dire con questo? Voglio dire, noi dobbiamo imporre a quei partiti che stavamo seduti qua ieri sera, a quelli che purtroppo con questa legge elettorale, perché noi stiamo lavorando per cambiarla, ma non sappiamo se la cambiano, non lo sappiamo per tanti motivi, non la sappiamo innanzitutto, sappiamo solo che raggiungiamo 500.000 firme, anche grazie a noi, grazie a Dio, ma non sappiamo se la Corte Costituzionale, non sappiamo se la Corte Costituzionale ci darà una interpretazione positiva o negativa. Non sappiamo se si va a votare nel 2012 e quindi salta il referendum, non sappiamo tante cose. Quindi noi dobbiamo oggi dire a quei 3 partiti, compreso Di Pietro che stava lì, quindi io non è che mi tolgo in mezzo, non dico al 4 UDC perché diventa difficile dirglielo, capisci qual è il problema, però a quei 3 partiti o a tutti coloro che ci vogliono stare, amici miei, noi ti votiamo, però vogliamo prima vedere le liste e dalle liste capiamo, dimmi con chi vai che ti dirò chi sei. Ultimamente credo che sia successo qualcosa in più rispetto a quello che diceva Di Pietro, non solo parlamentari che votano contro il proprio arresto, ma c'è stato un parlamentare tedesco che ha chiesto di votare per il proprio arresto e gliel'hanno negato, cioè non riescono a farsi arrestare nemmeno se lo chiedono. Questo credo che dovrebbe fare riflettere. Bruno Tinti si è occupato quando era magistrato, quindi per 30 anni, non so quanti, soprattutto di reati finanziari, soprattutto di reati fiscali, di criminalità economica, e quest'estate a questo proposito abbiamo sentito dire molte sciocchezze. Non voglio riaprire il dibattito su se sia il caso di tassare o non tassare i capitali scudati alla cifra vergognosa del 5%, ma quando ci hanno detto non lo possiamo fare perché non possiamo violare i patti, perché i patti con quelli che pensavano di andare in pensione, di prendere subito la liquidazione e comprare casa al loro figlio, non sono stati violati?
Questi non vogliono violare i patti con le persone oneste perché non possono violare i patti con le persone disoneste che li hanno votati. Questa è la tragedia. Abbiamo sentito dire guai a pubblicare i redditi delle persone e a incitare la gente a denunciare il vicino evasore perché sarebbe delazione. Come se ci fosse qualcosa di male nel denunciare qualche criminale. Cioè, se io vedo uno scippatore, cosa devo fare? Devo starmi zitto perché altrimenti sono un delatore. Ecco, fino a quando noi culturalmente non riusciremo a equiparare lo scippatore all'evasore, anzi, l'evasore è molto peggio perché di solito lo scippatore riesce a portare via pochi soldi, mentre l'evasore mediamente porta via molti soldi, vorrà dire che la lotta all'evasione fiscale non siamo nemmeno in grado di farla. Quanto poi al fatto che le intercettazioni sono un problema, mi pare evidente da quello che diceva anche Di Pietro, che le intercettazioni hanno questo brutto vizio di far vedere la faccia che hai, di farti sentire per come sei, sono uno specchio che riflette grandi facce da culo, le quali quando scoprono di avere la faccia da culo dicono che è colpa dello specchio, e no, è colpa della loro faccia da culo. Bene, noi abbiamo una normativa, e su questo vorrei sfrucugliare Tinti, che poi ci spiegherà invece come si fa a ottenere l'effetto contrario, che garantisce all'evasore di non finire in galera, di non essere intercettato, di non essere perquisito, di non essere processato pressoché sempre e soprattutto una volta, in quei rari casi, scoperto, di non restituire quasi mai il maltolto che ha rubato. Come è stato possibile, nel momento in cui il governo dice bisogna ripristinare le manette agli evasori, che gli evasori non vadano mai in manette in Italia, la popolazione carceraria, la percentuale degli evasori fiscali è zero, e come si potrebbe fare per fare in modo che anche in Italia si finisse in galera per evasione fiscale, si venisse intercettati per evasione fiscale e si fosse costretti a restituire quell'enorme maltolto che ammonta ogni anno a 160 miliardi di euro e che oggi non viene praticamente sfiorato. Ok, mi sentite? Parliamo di evasione fiscale. E devo dire che la mia esperienza è molto negativa sull'argomento, perché qualcuno di voi lo sa, io scrivo sul Fatto Quotidiano, in questi ultimi tempi mi sono occupato molto di questioni economiche, in particolare di lotta all'evasione. I miei pezzi finiscono sul blog online il giorno dopo e lì ci sono i commenti della rete. Una cosa terribile, mi ricoprono di insulti, per l'ottimo motivo che, come poi adesso vedrete, i responsabili dell'evasione fiscale sono conosciuti benissimo e quindi quando tu spieghi come si fa a identificarli e dove si potrebbero andare a prendere i soldi, questa gente si incazza. Allora, perché sono conosciuti benissimo? Chiariamo subito una cosa. I dati che vi fornisco e che dimostrano chi sono gli evasori fiscali non provengono né da associazioni di consumatori né da associazioni private, sono i dati del Ministero delle Finanze relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2010, cioè le ultime disponibili, perché quelle del 2011 ancora non ci sono, e quindi relative ai redditi del 2009, gli ultimi che abbiamo. E sono dati di fatto, cioè cifre, non sono considerazioni, non sono valutazioni, sono dati incontrovertibili, perché c'è qualcuno che si è messo a contare quello che adesso vi dirò. Dovete sapere che in Italia ci sono 41 milioni e mezzo di contribuenti, cioè quelli che pagano le imposte. Quella cazzata che ha letto prima Marco è sbagliata sotto due punti di vista. Sapete quello che dice: abbiamo aumentato l'IVA per non pagare le tasse. L'IVA è una tassa, invece quello che si paga con la dichiarazione dei redditi è un'imposta. Quindi è anche, come dire, scientificamente una stupidaggine. Bene, quelli che pagano le imposte in Italia sono 41 milioni e mezzo. Sapete di questi 41 milioni e mezzo quanti sono i lavoratori dipendenti? 20 milioni e 900 mila.
e i pensionati sono 15 milioni e 300 mila. Il totale è pari all'88%. Cioè i contribuenti italiani per l'88% sono lavoratori dipendenti e pensionati, ma per un ottimo motivo. Non è che siano onesti, non è che, beh sì, presentiamola questa dichiarazione, è che proprio non possono, perché siccome ogni mese gli arriva una busta paga con le trattenute dentro, e quelli proprio non possono fare niente. 88% dei contribuenti italiani sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi. Resta il 12% che il Ministero delle Finanze chiama altri, lo traduciamo, sono il popolo della partita IVA, cioè i lavoratori autonomi e gli imprenditori medio-piccoli. Le grandi imprese non evadono, eludono, cioè hanno la sede fiscale e non operativa e amministrativa in Olanda o nel Delaware. Quella si chiama elusione d'imposta. Ma il dato più importante è un altro. In Italia ogni anno si incassano dal gettito fiscale 146 miliardi e mezzo. E qui cominciano a girarti le scatole. Di questi 146 miliardi e mezzo, il 93% lo pagano i lavoratori autonomi e i pensionati. Il restante, i lavoratori dipendenti, scusate, e i pensionati. Il restante 7% lo pagano gli altri. Ora, considerato che i lavoratori dipendenti e i pensionati non possono evadere, lo sanno tutti quelli che lavorano da qualche parte, sì è vero, ti fanno sempre l'obiezione, e l'operaio in cassa integrazione che fa l'imbianchino in nero, abbiamo scoperto il colpevole del default della nazione Italia. Non lo so. Allora, questi altri pagano il 7% del gettito fiscale, che ammonta alla straordinaria cifra di 9 miliardi e 200 milioni, cioè visto che erano 146 miliardi, gli altri, i lavoratori dipendenti e i pensionati, ne pagano 137. C'è dubbio su chi è il responsabile dell'evasione in Italia? Evidentemente no. Allora, visto che sappiamo chi è il colpevole, Luigi e altri colleghi che magari sono qui ci insegnano che il primo problema è sapere qual è la persona nei cui confronti devi cominciare le indagini. Poi ti arrangerai dalle intercettazioni alle perquisizioni al mandato di cattura, ma insomma dove sei veramente impotente è quando sul fascicolo c'è scritto ignoti. Ma qui ignoti non sono, sono lavoratori autonomi e impresari, imprenditori medio-piccoli. La mamma della lotta all'evasione è un accertamento efficace. Il papà della lotta all'evasione è la prigione a pane e acqua. È inutile discutere. Siamo messi malissimo sotto tutti e due i punti di vista. In Italia gli accertamenti fiscali, come media nazionale, in genere più si scende più il dato sale, sono pari al 10% del totale. Questo vuol dire che su 100 dichiarazioni dei redditi se ne controllano 10. Lo giriamo il dato. Il 90% di chi presenta una dichiarazione sa che non viene controllato. Con queste percentuali giochereste all'otto. Quante possibilità avete di vincere il jackpot? Il 90%. C'è dubbio sul fatto che io sulle dichiarazioni scriverò non importa cosa, perché tanto ho il 90% di probabilità che nessuno mi controlla. E attenzione, se mi controllano oggi, cioè il fisco c'ha 5 anni, lui interpreta questa cosa dicendo beh siamo al quarto anno, c'ho ancora un anno per controllare, ma ogni anno scade un'annualità, quindi nel 2000... io le dichiarazioni del 2004 non le posso più controllare, nel 2011 non posso più controllare quelle del 2005.
Siccome io questo scherzo di contare sull'impunità al 90% l'ho fatto per tutti gli anni precedenti, vabbè, se mi controlli quest'anno un po' di quattrini da parte li avrò messi, no? Quindi, come dire, a livello amministrativo di controlli fiscali è praticamente come se non se ne facessero, il che non è straordinario, perché se voi ci pensate bene, con 7 miliardi e rotti di evasori, sappiamo già chi sono i colpevoli, non è che possiamo avere 7 miliardi e rotti di finanzieri, uno per ogni evasore. Quindi, controlli efficaci sì, la mamma, ma ci serve il papà, la repressione, perché nel momento in cui li abbiamo acchiappati, qualcosa gli dobbiamo fare a questi qui. Altrimenti avvaloriamo la convinzione che l'impunità non è solo tecnica, fiscale, è proprio un'impunità totale. Io faccio quello che voglio. Che facciamo all'evasore quando l'abbiamo preso? Niente. Lo so io perché la legge che dovrebbe punire gli evasori di imposta l'ho scritta io, pensate un po', in tanti anni di lavoro, diciamo dal 95 al 2000, e poi il governo l'ha cambiata in maniera furba, sottile, assicurando l'impunità a quelli che sapeva chi erano gli evasori, popolo della partita IVA e gli imprenditori medio-piccoli. Ecco, stavo per fare la domanda retorica, come dicono in televisione, grazie di avermi fatto questa domanda. Ministro Visco, Presidente del Consiglio D'Alema, mica Berlusconi, eh? Anno 2000, decreto legislativo 74-2000, perché? L'ha spiegato Marco prima, ma perché questa gente vota. Lasciamo da parte quel fenomeno per cui, non so, noi vendiamo 110.000 copie del fatto, ma ce ne leggono 500.000, perché gira. Restiamo al dato, ma quante maggioranze spostano 7 miliardi di voti? 7 milioni di voti, quante? Quant'è la differenza tra andare in Parlamento col premio di maggioranza con gli imbecilli che mi votano, più 7 milioni di evasori che non sono imbecilli ma sanno che io li proteggerò, e non contare su questa massa di voti? È enorme. Quindi la lotta all'evasione fiscale, che dato del Ministero delle Finanze garantirebbe un totale di 160 miliardi, prendiamo, non lo so, 100 miliardi, il bene assoluto non esiste, garantirebbe la possibilità matematica di non ricorrere ad alcuna manovra e di avere i soldi per arrivare a pagare i nostri debiti. Attenzione, intanto andiamo avanti con quello che ricaviamo, perché più di quello che si ricava ogni anno come gettito fiscale, fra 6 o 7 anni saremmo un paese ricchissimo, privo di debiti e perfettamente funzionante. Qui arriva una domanda: com'è che non si fa? E io mi faccio un'altra domanda: ma Tremonti è uno che non legge quello sotto cui mette la sua firma? O è uno che, poveretto, prova a fare quello che può, ma poi glielo cambiano? Perché che cambiano la legge di Bruno Tinti si può capire, che cambiano le manovre di Tremonti mi pare già più difficile. C'erano 3 bellissime misure in una delle varie versioni della manovra contro gli evasori fiscali, ma io sono un sostenitore, per la verità, delle rivoluzioni e non delle riforme. Un sistema studiato per non funzionare non può essere migliorato. È una macchina progettata male. Bisogna smetterla e progettarne un'altra. E infatti io il mio progettino l'ho fatto. Se un giorno diventerò ministro dell'economia, lo troverete sui giornali. Ma 3 misure che, come dice Di Pietro, intanto qualche cosa portavano a casa, c'erano. La prima: obbligo di indicare in dichiarazione tutti i rapporti bancari di cui si aveva comunque la titolarità. È il concetto proprio di tutti i paesi occidentali, meno che dell'Italia, del reale beneficiario economico.
In Svizzera non gliene frega niente di chi è il titolare del conto. Loro vogliono sapere chi è il reale beneficiario economico. E guardate che questa cosa è dirompente, perché tutti i rapporti bancari non significava i conti italiani, quelli sono sull'anagrafe dei conti, non che il fisco sia un abituale frequentatore dell'anagrafe dei conti, ma se ci si mette quello lo può fare, ma significavano i conti alle isole Cayman, significavano le cassette di sicurezza all'UBS. Oh, è sparita. Com'è? Quella era una bella lotta all'evasione, anche perché ci sarà stata una sanzione, i giornali pubblicamente non la indicavano, ma un obbligo di questo genere senza una sanzione è privo di senso. Devi indicare i rapporti bancari. Che si succede se non lo fai? Niente. Benissimo, non li indico. Quindi una sanzione ci sarebbe stata. E a quel punto, chi aveva bisogno di lotta all'evasione? Hai omesso di dichiarare il conto alle isole Cayman? Non mi importa più di accertare quanto hai evaso. Io ti metto in galera perché hai omesso di indicare il conto alle isole Cayman. Era perfetto. Secondo me, non voglio fare la mosca cocchiera, ma io ho avuto il torto di scrivere queste cose sul nostro giornale, perché il giorno dopo è sparita. Vuoi vedere che non ci avevano pensato? Secondo me è andata così. Seconda cosa, la pubblicità, attenti, dei redditi, non delle dichiarazioni dei redditi, perché la falsa informazione, tutti si sono messi a strapparsi i capelli, ma come, i dati sensibili, e quanti figli ho, e quanti metri quadri alla mia casa, e le malattie di cui soffro, per le quali ho dovuto comprare le medicine, tutti i miei vicini leggeranno che c'ho la sifilide. No, i redditi, quanto hai dichiarato di aver guadagnato nel corso dell'anno. Ma guardate che era una misura straordinaria, perché si fondava su, secondo me, io sono un romantico, dopo l'amore il sentimento più diffuso nell'essere umano, l'invidia. Ma chi usciva di casa con la Ferrari quando sapeva che vicino c'era qualcuno che poteva controllare su internet che dichiaravi 12.000 euro all'anno? Lo sapete questa somma, non la dico per caso, è la media di quello che dichiara il commercialista. I commercialisti italiani guadagnano 12.000 euro all'anno in media. Albergatori e ristoratori guadagnano 7.000 euro all'anno in media. Lordi, ci devono ancora pagare le imposte. E escono con la Ferrari, perché qualcuno, lasciamo da parte la Ferrari, non posso parlarne perché poi lui dice che io ho le macchine da tamarro, ma insomma è vero, mi piacciono le automobili, però io non ne vado. Bene, è sparita, ed è sparita a furia di articoli sui giornali e delle trasmissioni. Io ho partecipato a una radio trasmissione, Radio 24 Ore, che come è noto è la voce di Confindustria, con un giornalista che si chiama Giannino, che lavora lì e immagino quindi che sia pagato da questa radio, se no non ci lavorerebbe. Beh, non andava bene la pubblicità dei redditi perché si invogliava alla delazione. Cioè, se io vado dai carabinieri a denunciare chi mi ha rubato la macchina, non sto denunciando un delinquente, sto facendo una delazione. Ma vi rendete conto che razza di mentalità c'è dietro questa cosa? Beh, anche questa è sparita. È rimasta quando, che cos'è? Vi ricordate? No, qua sono pieni di giovani, ma vecchi ce ne saranno, quel quartetto, i Platters, Smoke Gets in Your Eyes. Io poi parlo un inglese molto, fumo negli occhi. Voi dovete sapere che una delle cose che ha fatto il governo D'Alema quando ha preso la mia legge e ne ha fatto, dobbiamo essere educati, quello che ne ha fatto, è stata quella di dire, vabbè, l'evasione fiscale è una brutta cosa, ma
bisogna che sia un'evasione fiscale seria. Quindi chi evade di imposte in misura inferiore a 103.000 euro all'anno, o nel caso più grave a 77.000 euro all'anno, non commette reato. Non si comincia nemmeno l'indagine. Oh, 103.000 euro all'anno significa, mal contati, 200.000 euro di nero. Cioè noi abbiamo legittimato solo un illecito amministrativo, uno che fa nero per 200.000 euro all'anno. Ma vi rendete conto dell'assurdità di questa cosa? C'è gente che non guadagna 20.000 euro all'anno. E noi, chi evade 100.000 euro e fa 200.000 euro di nero, tutti i soldi che gli rimangono in tasca, diciamo che non commette reato. Bene, ha detto Tremonti, abbassiamo questa soglia. A quanto? A 33.000 euro. Per carità, significa sempre 66.000 euro di nero. È un fiero delinquente uno che fa così, ma è meglio di niente. Dov'è il trucco? L'abbassiamo per il reato di dichiarazione fraudolenta con altri artifici, cioè un reato che non si commette mai. Fra tutti i reati della legge fiscale, della legge penale tributaria, l'unico che non si commette mai, perché è stato costruito apposta dal governo D'Alema col ministro Visco per garantire l'impunità a chi fa il nero, al lavoratore autonomo, alla piccola e media imprenditoria, è questo reato, la dichiarazione fraudolenta per altri artifici. Che vuol dire, in soldoni, che se io faccio nero, sapete il dentista che c'ha la gente a matita? Ogni volta che ti ha fatto la prestazione poi ti cancella. Quello è nero o no? Bene, quello lì non fa artifici. Si chiama dichiarazione infedele semplice. Per quello resta la soglia di 103.000 euro. Scusate, l'articolo di ieri era intitolato presa per il culo aggravata, mi pare, no? O no? Allora, il primo giro, poi se mi capita vorrei parlare due minuti delle intercettazioni, dove c'è un'altra presa per il culo aggravata. E lo concluderei ricordando una cosa che ha detto all'inizio Marco. Ma insomma, la Barbara Spinelli ha parlato nel Gran Consiglio del Fascismo, 25 luglio 43, e forse dobbiamo aspettarne noi uno. Guardate che il 25 luglio 43 Mussolini cadde perché c'era Dino Grandi, e non solo perché questo uomo fascista, ricchissimo, furbo, perché poi è scappato in Argentina, ha presentato il famoso ordine del giorno Grandi, ma perché ha trovato chi gliel'ha votato. Ora noi, il nostro grandino Fini, ce l'abbiamo pure avuto. L'occasione per fare un gran consiglio del berlusconismo c'era pure, solo che hanno cacciato Fini. Quindi la speranza non può stare in una rivoluzione dall'interno. Questi sono o venduti o complici di ladrucini e mafioserie varie. Allora, la speranza sta, l'hanno detto tutti, ma insomma non voglio diminuire niente, ma visto che la dico io mi permetto di dire che è una banalità, sta nell'elettorato, sta nella gente che deve smetterla di votare Cicchitto, Verdini, magari si disgustano di Berlusconi perché sono cattolici, ma se continuano a votare Cicchitto e Verdini siamo al punto di prima. Quindi sì, vabbè, qua c'è solo, io poi ho soltanto 3 ore, se li faccio tutti domani stiamo ancora qua. Quindi il problema quindi è l'informazione, perché ladri e venduti e mafiosi non sono oggetti di informazione, nel senso l'informazione non arriverà mai a loro, tanto sanno già tutto. Bisogna informare gli altri cittadini, che il motivo per cui siamo qua, è il motivo per cui scriviamo, è il motivo per cui non prendiamo soldi,
dalla Presidenza del Consiglio, perché sennò siamo in conflitto di interessi. Quindi noi guadagniamo un sacco di soldi vendendo le copie del fatto e siamo liberi, che è la grande parola di oggi. Sull'informazione, nel secondo giro, devo dire una cosa terribile, perché la responsabilità dell'informazione falsa si annida anche lì dove non lo crederebbe nessuno. Allora, grazie. Grazie a Bruno Tinti. Il secondo giro credo che, per come l'avevamo immaginato, ce lo siamo fumato tutti con i nostri interventi troppo lunghi, però io ne concederei uno di veramente 2 minuti netti a testa per un'idea. Abbiamo detto, si può aspettare un altro anno e mezzo in questa situazione? Esisterà ancora l'Italia fra un anno e mezzo se la si lascia governare da gente così? O fra un anno e mezzo saremo ridotti a un paesaggio lunare con uno sportello della BCE in mezzo e un signore tedesco dietro lo sportello? Perché questo è un concreto rischio che abbiamo corso ad agosto e continuiamo a correre quotidianamente. Allora, io dubito che funzionino le soluzioni volontarie. Quelli che gli dicono dimettiti, lui non si dimette, è finita lì. È come dare il foglio di via all'immigrato e poi meravigliarsi se non va via. È certo che non va via. È evidente che Berlusconi non va via. Con tutti i soldi che ha speso per comprarsi la maggioranza, ci mancherebbe altro che adesso non la utilizzasse. La domanda allora è, manifestazioni di piazza? Credo che ieri qua se ne sia parlato, anche se Bersani aveva i capelli dritti, cioè avrebbe avuto i capelli dritti se ne avesse qualcuno. E piazza no. Io personalmente penso che di fronte a una vergogna del genere bisognerebbe che le opposizioni andassero in delegazione dal Capo dello Stato per ricordargli che il Presidente del Consiglio e i ministri li nomina lui. Li nomina lui. Non è vero niente che li eleggono i cittadini. I cittadini non hanno mai eletto nessun Presidente del Consiglio, perché noi non siamo una Repubblica presidenziale e nemmeno semipresidenziale. Il Presidente del Consiglio non è stato eletto dai cittadini, è stato nominato dal Capo dello Stato su indicazione della sua maggioranza, ma il Capo dello Stato avrebbe potuto nominarne un altro, e i ministri sono stati nominati dal Capo dello Stato su indicazione del Presidente del Consiglio, ma il Capo dello Stato avrebbe potuto nominarne degli altri. E non ci mancano esempi di altri capi dello Stato che, indicati dalla maggioranza certi figuri, ne hanno scelti degli altri. Quando nel 92 il pentapartito gli disse il candidato è Craxi, Scalfaro disse no e nominò Giuliano Amato. Quando Berlusconi gli portò Previti ministro della giustizia, Scalfaro disse no e ne nominò un altro. E quando a Ciampi fu portato Maroni ministro della giustizia, Ciampi disse no, quello è condannato, almeno il ministro della giustizia non deve essere condannato, ne nominiamo un altro. Quindi le opposizioni andare in delegazione dal Capo dello Stato per ricordargli che questo Presidente del Consiglio lo ha nominato lui e ha giurato nelle sue mani fedeltà alla Repubblica, non alla Vitola e a Tarantini. Primo. Secondo, quello che il Fatto Quotidiano chiede da mesi per bocca di Flores D'Arcais e tanti altri: l'opposizione, se esiste, occupi il Parlamento e ne blocchi il funzionamento fino a quando questo governo non se ne va a casa. Non c'è nulla di eversivo in tutto ciò, anche perché credo che se l'opposizione avesse il coraggio di occupare il Parlamento giorno e notte per mesi, fuori dal Parlamento si riunirebbero migliaia e migliaia di persone che farebbero la stessa cosa e finalmente troverebbero qualcuno in cui identificarsi, cosa che oggi purtroppo non avviene con questo continuo minuetto del dimettiti, fai il passo indietro, facciamo un governo insieme, perché anche questa viene portata come soluzione. Visto che fai schifo, facciamo un governo tutti insieme.
Adesso vorrei chiedere ai nostri altri interlocutori se per caso condividono queste idee o per caso gliene viene qualcun'altra per cercare di fare tutto il possibile, non dico che funzioni, ma per almeno poter dire un giorno di aver fatto tutto il possibile per risparmiare al nostro paese un altro anno e mezzo di vergogna. Marco, io non solo condivido quello che hai detto tu, ma oltre ad andare a dire al Capo dello Stato che il Presidente del Consiglio l'ha nominato lui, io gli andrei anche a ricordare che è ormai avvenuta la mafiosizzazione dello Stato, perché nel momento in cui due senatori sono stati arrestati per mafia, uno è Cuffaro, l'altro è Di Girolamo, avremo probabilmente, se la giustizia non viene intralciata, avremo un altro senatore condannato con sentenza definitiva per mafia, che è il cofondatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri. Allora, il problema da centrare secondo me è proprio questo, che mentre le organizzazioni criminali hanno subito dei duri colpi dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, e quindi da una parte vacillano, dall'altra parte gongolano, perché tanto le più grandi garanzie ce l'hanno proprio all'interno delle istituzioni e proprio all'interno dello Stato. Quindi, e se poi a questo aggiungiamo il fatto che lo stesso Presidente del Consiglio, nominato, come dicevi tu, dal Capo dello Stato, è anche indagato da ben tre procure, quella di Caltanissetta, quella di Palermo e quella di Firenze, insieme a Dell'Utri, come mandante esterno per le stragi del 92 e del 93. Allora là si allarga il ventaglio. Io vorrei ricordare un'altra cosa, è proprio di questi giorni la chiusura delle indagini da parte della Procura di Caltanissetta proprio sulle dichiarazioni che ha fatto Gaspare Spatuzza, il boss Spatuzza. E si andrà, grazie a queste dichiarazioni, si andrà ad una revisione di una parte del processo di Via D'Amelio, della strage di Via D'Amelio in cui morirono il giudice Borsellino e la sua scorta. Però da questa indagine emerge uno spaccato per lo Stato e per la mafiosizzazione di cui parlavo poco fa, che è terrificante, perché risultano tre indagati, che sono tre funzionari della Polizia di Stato che facevano parte della squadra di Arnaldo La Barbera. Questi tre funzionari hanno ad oggi, come ovviamente nella migliore delle tradizioni, hanno fatto tutti e tre carriera. Io me li sono scritti proprio per non sbagliare. Allora, abbiamo Ricciardi fa il questore a Bergamo, fa il capo della squadra mobile a Venezia, Salvatore La Barbera fa il dirigente della polizia postale a Milano. Questo mi ricorda esattamente la stessa identica cosa, i torturatori del G8 di Genova. Esattamente la stessa situazione, lo stesso contesto. Però dico, questo non ci deve stupire, perché se ci spostiamo e parliamo, abbiamo parlato di questione morale nell'informazione, di questione morale all'interno della politica, io parlerei anche di questione morale proprio in due minuti all'interno delle forze dell'ordine e all'interno della magistratura. All'interno delle forze dell'ordine, l'anno scorso mi pare che proprio da questo palco abbiamo parlato di una situazione che è veramente imbarazzante, cioè il generale Ganzer, il comandante del ROS, condannato a 14 anni e mezzo di reclusione per traffico di sostanze stupefacenti ed altro, non è stato destituito, è ancora lì al suo posto, così come è ancora lì al suo posto il generale Mori, imputato oggi da qualche anno ormai davanti al Tribunale di Palermo per favoreggiamento a Bernardo Provenzano, è accusato di aver imbastito la trattativa con Vito Ciancimino. E io penso, davanti a questi personaggi, penso poi ad alcuni ceffi, ad alcuni personaggi per i quali il disgusto non sarà mai abbastanza, come Mancino, come Consu e come Violante, che per troppi anni, tanti anni, hanno preso in giro i familiari delle vittime di mafia e del terrorismo. Allora, in questo contesto mi piace ricordare forse uno dei volti migliori di questo paese, che è Giovanna Maggianichelli, la presidente dell'Associazione delle Vittime del Terrorismo di Via dei Gergofili a Firenze, il cui grido di dolore deve diventare grido di dolore che è anche richiesta di verità, soprattutto richiesta di verità e di giustizia, che deve diventare un imperativo categorico per chi oggi si vuole e deve impegnarsi in politica. Rispetto invece alla questione morale nella magistratura, io ne parlavo poco fa, oggi pomeriggio, col Presidente. Lunedì a Bruxelles, in commissione, voteremo la relazione sulle mafie
in Europa, crimine organizzato in Europa. Io sono relatrice unica di questa relazione ed è una relazione che stravolgerà completamente il modo, la modalità di approccio e di contrasto nel crimine organizzato a livello internazionale, perché abbiamo introdotto, ed è una raccomandazione che poi diventerà direttiva nelle mani della Commissione europea, abbiamo esportato il carcere duro, il reato di associazione mafiosa, la cooperazione giudiziaria a livello internazionale, che purtroppo abbiamo visto come è stata fallimentare affidandola solo ad Eurojust e ad Europol, e tutta una serie di la confisca, sequestro e confisca dei beni riutilizzo a fini sociali. Noi abbiamo cercato di portare in Europa la nostra normativa antimafia, che per ovvi motivi purtroppo ovvi, dico, è la migliore al mondo. E quando lunedì voteremo questa relazione, la voteremo in commissione, poi il 13 di ottobre la voteremo in plenaria, noi avremo consegnato nelle mani della Commissione europea uno strumento importantissimo affinché venga fatta una direttiva e che sarà legge, che noi consegneremo nelle mani dei magistrati gli strumenti utili per lottare la mafia in un unico linguaggio a 360 gradi. Questo noi lo possiamo, se tutto andrà bene, così come ci auguriamo, noi dobbiamo ringraziare anche i magistrati straordinari che hanno dato un grande contributo a quella relazione, magistrati come Gratteri, come Scarpinato, come Ingroia, come Di Matteo, ce ne sono veramente tanti. Di contro, mi viene da pensare, te lo dicevo poco fa, c'è una questione morale che va affrontata anche nella magistratura, perché ci sono magistrati non degni di indossare la toga. Io vi racconto una storia che l'informazione, proprio perché... Sì, hai ragione, però è troppo importante questa, non solo per me ma per tutti. E allora, tu te ne sei occupato e se ne è occupato anche il Presidente Di Pietro nel corso di un'interrogazione parlamentare nel 2008, cassata, oggi Procuratore Generale a Messina. Da ieri l'Italia ha il primo, unico, auguriamoci, procuratore generale indagato per mafia, perché cassata, ha subito una perquisizione su ordine del procuratore di Reggio Calabria Pignatone, che ha fatto perquisire l'ufficio di Cassata da Ross e quindi è indagato per mafia. Un altro personaggio, che è Olindo Canali, che tu conosci abbastanza bene, che è un personaggio su cui è stata operata veramente la censura a livello nazionale, accusato, indagato per falsa testimonianza con l'aggravante mafiosa nell'ambito dell'omicidio di mio padre, e che purtroppo, su cui nessuno se ne è occupato, eppure questa persona, Canali, gode di amicizie importantissime anche di persone accanto a noi. Allora, fino a quando noi non alzeremo il livello dell'attenzione anche su queste persone, io temo che il sacrificio di tanti magistrati, poi ha poco senso riempirsi la bocca di Falcone e Borsellino quando non sappiamo di che cosa stiamo parlando. Allora, il sacrificio e la memoria di queste persone deve essere rispettato quotidianamente, soprattutto da noi che facciamo politica e soprattutto da chi ancora indossa una toga, altrimenti gli striscioni come quello che abbiamo visto là sotto, Borsellino, la verità sulle stragi, rischiano di essere l'ennesima beffa. Questo è un impegno che secondo me la politica tutta deve assumersene. Scusami se ho rubato qualche minuto, ma credo che sia abbastanza importante ricordare che in questo paese sono morti troppi magistrati e troppe forze dell'ordine, probabilmente per mano delle stesse persone che oggi sono al governo. Per questo io non voglio mai fare il moderatore, perché non c'è niente di più antipatico che sollecitare alla brevità i relatori, e mi scuso con Sonia per averlo fatto con lei. La stessa domanda faccio a Bruno Tinti e lascio poi concludere a Luigi e a Antonio Di Pietro, e cioè che se vi viene un'idea praticabile per cercare di fare tutto il possibile per liberarci ora e non fra un anno e mezzo della situazione di emergenza che forse richiederebbe qualche soluzione di emergenza. Bruno. Io ho come formazione mentale quella di pensare sempre a quello che posso fare io, perché mi sento inadeguato, no, a suggerire soluzioni di natura universale. A me viene in mente questo: io mi darei da fare, da morire, per trovare il testo dell'intercettazione in cui Berlusconi dice di Merkel che è una culona inchiavabile, e poi la pubblicherei in violazione di legge perché non è ancora stata depositata, e poi confesserei di aver violato la legge e mi farei processare. E vorrei
che tanti altri giornalisti facessero lo stesso. T'assicuro che lo stanno facendo in tanti, almeno i nostri. No, ma è chiaro perché. Allora, non è manco un'idea originale per uno che lavora al Fatto, no? E secondo me queste sono le cose che possono cambiare, perché all'interno del sistema non si cambia niente. Non a caso Marco parla di occupazione del Parlamento, perché andare da Napolitano a dire guarda che tu, norma di Costituzione, uno, hai raccontato un mucchio di balle quando dicevi ma questa legge secondo me non è incostituzionale, perché la Costituzione non dice che tu puoi rinviare al Parlamento, tu Presidente, solo le leggi palesemente incostituzionali. Puoi rifiutarti di firmare una legge, quale che sia e per quali che siano i motivi. Non dice altro. Quindi Napolitano la possibilità di rinviare al Parlamento la stragrande maggioranza delle leggi che ha fatto questo governo. A me ne viene in mente una sola che merita di essere accettata, quella sullo stalking, perché tutto il resto è un ammasso di porcate. Aspetta, Napolitano si è scelto con cura gli obiettivi, perché lui ne ha mandata indietro una legge in materia di lavoro, di tutela dei diritti dei lavoratori, tutte le altre le ha firmate. Allora uno così gli vai a dire guarda che Berlusconi ha giurato davanti a te e che tu hai il potere ex articolo 88 di sciogliere le Camere, non serve a niente. Invece occupare il Parlamento serve. Allora la proposta è, scusa Tonino, ma io penso che noi, se tutto quello che stiamo facendo avrà successo, avremo delle possibilità, proprio per quello che diceva Luigi, dopo le prossime elezioni, fino ad allora, a livello di istituzioni, siamo legati e imbavagliati. Non siamo in grado di fare niente. Possiamo denunciare, non fare delle azioni, denunciare e testimoniare. Non è che possiamo fare altro. Allora io propongo di fare questo. Fine. Luigi. Innanzitutto io credo, sono certo e credo che siamo certi tutti di questo, che l'Italia ci sarà rinvigorita e sarà ancora più forte dopo Berlusconi. Cioè non è che Berlusconi, per quanto abbia distrutto l'Italia, ha distrutto un popolo. Io vorrei anche abituarmi, lo dico a tutti, parliamo anche un po' oltre Berlusconi, perché secondo me questo paese si è anche un po' abituato appunto a discutere solo di Berlusconi e dimenticare anche alcune cose che a me sono molto care. La prima è la credibilità. Bersani si è offeso perché io, vabbè, chiaro, i giornalisti fanno delle forzature, certe volte un po' nei titoli, perché ho detto che chi sta ai vertici dei partiti non può tirarsi fuori dalla questione morale. Se di questione morale parliamo da 30 anni, quantomeno dall'intervista di Berlinguer nel 1981 a Eugenio Scalfari, e la questione morale stasera, come 30 anni fa, domina il dibattito pubblico, lui si è offeso perché pensava che io mi riferissi alla responsabilità penale, ma è ovvio che non è quella, è responsabilità politica. Allora se noi ci troviamo di fronte che i nostri amici si offendono, se noi continuiamo a dire questo, mi preoccupa. Così come ho detto anche alla festa del Fatto Quotidiano, quando ci siamo visti quest'estate, c'era Antonio Padellaro il direttore, molto bene questi leader del centrosinistra, oltre a sostenere Antonio che è il mio presidente, io voglio sostenere Bendola, Bersani, tutti quanti, però per la verità un po' di coerenza la voglio. Tu hai parlato di riforme e fai bene a parlare di riforme perché stai in Parlamento. Io che un palazzo l'ho occupato perché l'ho liberato, che è il Comune, io vorrei parlare un po' più di rivoluzione, più che di riforme, perché poi vorrei parlare di coerenza, perché il mio amico Bendola in campagna elettorale, se si doveva schierare tra De Magistris e Morcone, si è schierato con Morcone. Allora, io ci ho messo la faccia insieme a pochi, perché all'inizio eravamo in pochi. Vogliamo sostenere la coalizione del centro-sinistra, però vi prego, coerenza che si valuta dai fatti e non dai dibattiti politici, dai fatti,
e credibilità delle persone che noi sapremo scegliere da qui a quella data, che io mi auguro non sarà il 2013 ma che sarà dopodomani. Per mandare a casa Berlusconi, io mi auguro che nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, oltre alle iniziative parlamentari che Italia dei Valori e gli altri partiti del centrosinistra porteranno avanti, aumenterà la mobilitazione popolare e nelle piazze. Io credo che il movimento popolare possa dare una spallata politica a Berlusconi in modo tale che il Paese possa avere al più presto un governo democratico e credibile, anche perché, e chiudo, in un momento di crisi economica che Berlusconi fino a poco tempo fa aveva detto che non c'era, i sacrifici si possono anche chiedere a un Paese, ma dipende anche molto da chi li chiede. Di Pietro, Di Pietro, ieri abbiamo raccolto sul Fatto un'opinione di un esponente del PDL, il quale ha detto: nella situazione in cui ci troviamo, per fortuna, diceva lui, se anche venisse fuori una foto che dimostra un incesto fra il Presidente del Consiglio e un suo familiare o una sua familiare, non succederebbe niente. Tu pensi che debba succedere che cosa perché l'opposizione unita paralizzi l'attività del Parlamento per far vedere anche a livello internazionale che vi siete accorti, che si sono accorti di quello che sta succedendo? Perché il rischio è che a furia di dire che Berlusconi è morto, non intendo sfuggire si sparga alla la voce che è morta l'opposizione. Non intendo sfuggire alla domanda. Non so se vi è chiaro, perché la questione è delicatissima. Marco dice anche qui quel che ha detto anche alla festa del Fatto, che io ho seguito e ci ho riflettuto tutta notte. Dice questo: siamo arrivati a un punto in cui cosa conviene fare, preso atto che abbiamo anche noi il nostro Gheddafi quotidiano. Siamo già a questa fase o c'è ancora una possibilità attraverso il rispetto dei tempi e delle regole arrivare a un cambiamento? E dice: certo, massimo nel 2013 ci saranno le nuove elezioni e obiettivamente, se alle nuove elezioni i cittadini dovessero ancora votare quell'area e quelle persone, vuol dire due cose. Prima, che il berlusconismo, inteso come malattia sociale, ha infettato la maggioranza degli italiani. Secondo, che l'altra parte degli italiani non costituisce l'antivirus ma è diventato malata pure essa, perché altrimenti non si capirebbe perché l'italiano non si spinge a cambiare. Ora però tu dici una cosa, lui dice una cosa importante, dice: ma nel 2013 democraticamente succede così, in una democrazia succede così. Ora lui dice: possiamo fare qualcosa prima, occupare il Parlamento. Qui dobbiamo fare una distinzione netta, perché io devo parlare a voi, devo parlare al cuore, devo parlare alla ragione, devo parlare come cittadino, devo parlare come responsabile di una forza politica che democraticamente deve portare al cambiamento, perché altrimenti devo diventare capopopolo e prendere i forconi, e dobbiamo capire se siamo in questa situazione o meno. Io ritengo che quella parte della società civile, anzi che la società civile nel suo complesso, debba fare esattamente quel che ha detto in due parole Bruno Tinti: denunciare, testimoniare. Sono le due cose fondamentali che non può fare altro. La denuncia si può spingere fino agli indignados spagnoli, che non ancora nasce in Italia. In Italia ancora stenta questa figura di indignados spagnoli. Che, a dire la verità, l'abbiamo visto in questi giorni qua a Vasto, perché non so se avete fatto caso, ieri ce n'era tante di persone a venire ad ascoltare la proposta dei leader di partito, ma oggi ce n'era il doppio a venire ad ascoltare la protesta e la denuncia di rappresentanti della società civile. Cioè, bisogna prendere atto questo, bisogna partire da questo ragionamento. Quindi, se tu domandi al cittadino Di Pietro cosa vuoi fare, io sono già pronto alla presa della Bastiglia. Però io non sono il cittadino Di Pietro, io sto in Parlamento ed essendo in Parlamento guido una forza politica con cui devo
impegnarmi, ho il dovere di dare una prospettiva al paese affinché senza una rivolta sociale che è alle porte offra questa alternativa. Allora che cosa penso io di fare? Io penso che voi fate bene a dire protestiamo, denunciamo e testimoniamo, e se questa si deve allargare fino al punto di occupare qualcosa, questa è esattamente ciò che deve fare la società civile. All'interno del Parlamento, nel momento in cui noi occupiamo il Parlamento, si rompe il patto, si rompe lo stato di diritto, si rompe il patto sociale, diventa un fatto delicato. Io non so fino a che punto i cittadini mi hanno mandato lì per dire non, vai oltre la legge, perché bisogna andare oltre la legge. Ecco, io non so fino a che punto ho tutto questo, e allora io preferisco fare questo lavoro. Al limite, se vedo che non riesco a trovare altro sistema, proprio per andare nella tua stessa direzione, forse l'Aventino è la soluzione migliore rispetto all'occupazione. Non so se vi è chiara la differenza. Vale a dire, io non ci vado in quel Parlamento fino a quando ci stanno quei figuri, ma non posso dire il Parlamento in quanto tale blocco una struttura che è l'essenza della democrazia, perché siamo in piena rivolta. E quindi lo dico, non hai idea, Marco, quando mi al cittadino Di Pietro, quando fa male dire questo. Non hai idea di quanto mi fa male, però io ho il dovere in questo momento di assumermi le mie responsabilità se voglio costruire ed essere protagonista del cambiamento del mio paese in maniera democratica. Lo sento dentro questo dovere. Cosa devo fare allora? Non è che posso stare a guardare, devo ancora di più accentuare ed essere portatore della testimonianza e della denuncia che la società civile e quelli come te fanno dentro il Parlamento. Ancora di più denunciare dentro il Parlamento tutto ciò che è distorto e di una società che non è più vuole. Ricordatevi che la società che sta fuori non è che gliene frega niente delle intercettazioni di Berlusconi, gli interessa lo stipendio che non c'ha più. Non so se vi è chiaro, ma il più diretto beneficiario di tutte queste porcate che sta uscendo è proprio lui. Perché si parla dei suoi vizi privati e si nascondono i suoi danni pubblici che ha provocato. Non si parla, capite qual è il problema? Per cui io sento in questo, devo fare ogni passo come la mia gamba. Il primo passo che oggi so di poter fare, il 30 settembre, il 28 settembre, andare insieme agli altri amici a depositare in Cassazione la legge, il referendum per cambiare la legge elettorale, perché con questa legge elettorale se ne va un Berlusconi e ne arriva un altro, eh? È uguale, anzi non c'è bisogno di un Berlusconi, anche a me è capitato di nominare uno Scilipoti, quindi voglio dire, se non cambiamo questa legge elettorale non cambia nulla, e quindi io sento il primo impegno da fare questo. Secondo impegno, sto cercando di portare in Parlamento, e ti do adesso una risposta concreta, come posso fare qualcosa di più oltre la protesta, al massimo posso fare l'Aventino, oltre l'occupazione, al posto dell'occupazione, non oltre, al posto dell'occupazione, al massimo posso fare l'Aventino. Noi in questo momento stiamo portando in Parlamento non solo i referendum, ma stiamo portando in Parlamento anche le vostre proposte di legge, di iniziativa popolare che state facendo, sia con la raccolta di firme di iniziativa popolare, sia con le proposte pubbliche che fate, perché alla festa del fatto è stata fatta una proposta molto concreta, c'era qualche davigata, cioè davigata vuol dire cioè, qualche proposta di Davigo, quelle secche, nette. Davigo aveva queste di buone, provocatorie proprio nette. Una di queste era quella della poliziotta escort, no? No, ve la dico io quella. Siccome questi, quando gli porti la bustarella, mamma mia quanto è bella, Davigo propone, mettiamo dei poliziotti a fare
a portare le bustarelle, quando arriva lì, puff, gli mette le manette. E così è una delle gente provocatore. Voglio dire, noi le proposte che vengono dalla società civile le stiamo portando tutte all'interno del Parlamento e ne abbiamo fatto una importante insieme proprio al Senato, insieme a Belisario, mi è testimone. È vero o non è vero che noi abbiamo sottoscritto, io e te l'abbiamo firmato, tu come capogruppo al Senato e io come Presidente del Partito, settimana scorsa abbiamo fatto una diffida formale a Schifani e mandandolo per conoscenza alla Presidenza della Repubblica, dicendo ci sono 350.000 firme depositate qui da 3 anni da parte di cittadini che chiedono che i condannati non devono essere candidati in Parlamento, che non ci deve essere un limite proposta ai mandati. Ma no, tu non puoi permetterti di non mettere all'ordine del giorno soltanto perché il primo firmatario di mestiere fa il comico, perché quello è quello il mestiere suo. Qui invece stiamo facendo i comici noi e i pagliacci noi, che non rispettiamo il voto di 350 cittadini. Ebbene, siccome non si decidevano a metterla all'ordine del giorno, noi lo abbiamo fatto nostro e abbiamo diffidato e ci ha risposto ieri o l'altro ieri, ci ha risposto che l'ha messo all'ordine del giorno. Ecco quindi la risposta positiva che possiamo fare all'ordine del giorno. Sa qual è il problema mio, Massimo, Marco? Che andremo in Parlamento, alla Capigruppo, e che lì ce la bocciano come hanno fatto con le province, e ce la bocciano purtroppo, il mio timore, come hanno fatto con le province, con i voti del PD e PDL. Sì, ma almeno si saprà chi è favorevole ai condannati in Parlamento e chi no. Allora già è un momento di grande chiarezza. Almeno io nel restituirti per la conclusione, che cosa ti dico? La tua proposta mi alletta molto, ma io ho il dovere di impedire la rivolta sociale fino a quando mi è possibile costruire un'alternativa con le regole del gioco. Io ringrazio voi che avete pazientato così a lungo. Preciso soltanto che la proposta del fatto di occupazione del Parlamento non era nulla di eversivo, non era nessuno che entrava con le armi e nemmeno con i sacchi a pelo, si trattava semplicemente di sfruttare fino al limite massimo i regolamenti parlamentari, che se tutta l'opposizione è sempre presente e chiede continuamente la verifica del numero legale, in Parlamento non passa più niente. Era questa la proposta, occuparlo nel senso di esserci sempre anziché andare in giro come spesso questo è accaduto. Ma io volevo fare pure quella. Tu volevi fare il cittadino di Pietra, avrebbe fatto pure quella. Grazie a tutti, grazie a Bruno Tinti, grazie a Sonia Alfano, grazie a Luigi De Magistris e buona festa a tutti. Alcune comunicazioni. Vi ricordo che la serata non finisce qui, perché tra poco ci sarà qui sul palco un altro dibattito sulla green economy, un'altra tematica di grande rilevanza, troppo spesso relegata ai margini dei dibattiti politici, che noi invece vogliamo porre tra i punti essenziali della nostra agenda politica. A moderare sarà Antonio Cianciullo, giornalista di Repubblica,
e interverranno Paolo Brutti, consigliere regionale dell'Umbria e responsabile nazionale del Dipartimento Ambiente e Territorio e Infrastrutture, e Alfiero Grandi, presidente del Comitato Nazionale Sì all'Energia Rinnovabile, No al Nucleare. Inoltre un'altra comunicazione: questa sera alle 21.30 a Piazza Rossetti ci sarà lo spettacolo teatrale con Anna Mazzamauro, uno spettacolo davvero da non perdere. Buon proseguimento e buona serata a tutti.